Ciao mamma! Che male! Che schifo, scorreggiata! Mi stava dando con i talloni sulle palle! Oh oh oh! E come l'anno scorso, animali animali, acqua park con gli scivoli pericolosi. Ho anche rischiato un botto. Assolutamente categorico, un mi piace per questo video. Così magari che in Giappone troviamo un altro parco acquatico. E perché no magari farci un video anche lì. Vedetevi tutto il video, vi voglio bene, un bacione e buona visione. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Sì, ho deciso di denudarmi, probabilmente non so se questo è il primo video, ma forse uno dei pochi dove mi vedrete nudo quest'anno. E siamo a un acquapark dove, come l'anno scorso, insieme a Stan... Wow, stavo per morire! Ma sei scema! Ma tu sei completamente stupida! Yeah. L'anno scorso abbiamo fatto con Stampy, che ci avevano accompagnato a fare gli scivoli. Quest'anno sarò con Sabrina. Perché l'hai detto con un calo di tono e di vitalità? Mi mancava il fiato. Andiamo. Okay. Vi dico solo che sono stato così fortunato che appena sono arrivato, dopo tutto il giorno che ho lavorato, ha iniziato a piovere. Appena sono arrivato sotto al gazebo, questo qua dietro, ha iniziato quasi a grandinare, così per quasi mezz'ora. Vabbè. Sono sempre fortunatissimo. Comunque, laggiù tipo ci sono tutti gli scivoli, là c'è uno scivolo, là dietro c'è uno scivolo con i gommoni, qua c'è una piscina, laggiù miliardi di ombrelloni, laggiù anche c'è una tipo una cascata dove scendono i gommoni. Ciao, ma sono in televisione! Ma perché mi fate prendere tutti gli spaventi oggi? Abbiamo anche i portatori di... handicap. No! Diabete allora! Un portatore di bodyguard. Portatore di diabete, tu sei un portatore di... Di biancadine, lui è l'imbianchino. Ah ok, un imbianchino, perfetto. Vedete, c'ho le paperelle con i salvagenti e questo è il look estivo, raga. Vabbè, comunque, torneremo a casa con 8 vesciche e 3 funghi. E io con 100 euro. Ah, vero. Lo vedrete sul suo canale, che io ho detto, scommetto che smetterà di piovere fra 20 minuti. 22 minuti dopo ha smesso di piovere. Ho perso per 2 minuti. Amore, scommetto che almeno 4 di queste cose, sono 4 le hai mangiate oggi. No, ormai ti conosco bene. Guarda, ci sono paperelle ovunque, guarda, paperelle. Andre, perché non vuoi venire? Ma io ho toccato il bordo. Era finito. Aspetta, questa cosa non me l'avete detta che avete toccato il bordo? Vabbè, è più bello. Non hai capito. Andiamo, Andre, sarà divertente. Forse non hai capito, io e Giulio stavamo andando fuori, io con i piedi mi sono spinta. E perché vuoi fare una roba che abbiamo rischiato? Cioè, avete rischiato la morte. Abbiamo un altro chilaccio. Vabbè, tu hai 2 airbag, quindi va bene. Avete anche... tu hai l'airbag? Tutti abbiamo l'airbag. Sì. Andiamo, Andre. Andiamo, sì. Rafting pipe. Rafting, andami da mano, va. Ma va, fai un po' di palestra, dai, show. Muoviti. Show. Vai che ti sto aiutando, lo vedi che ti sto aiutando. Dai, fai. Lo sto tenendo. Sto tenendo la telecamera. Per 2 scalini, dai. Cosa c'è? Vieni con me, la piscina più bella del mondo. C'è una fila, ti vieni, ricordo. Fila sì. È la piscina di Mamma Africa. Che schifo, raga. Parliamo, ma intanto io non ho ancora fatto un bagno e mi verranno sicuramente i crampetti al pancino. E sono come gli anziani, amore, se non mi bagno il pancino poi sto male. Mi porto avanti con le scuse se dovesse succedere qualcosa. Vabbè, allora, se loro si sentono bene, andrà bene tutto anche a noi. Vediamo. Ah, ma non prendi il volo? Noi non lo facciamo. Ma come no? Quando, è lei che pesa. È lei che pesa, non sono io. Mi stai dando sui coglioni coi piedi. Salto. Guarda che è il peso qua. Bruttissimo. Raga, io muoio. Sei sicuro che funziona questo coso? Oh mio Dio, non l'ho visto quanto era ripido. Non l'ho visto. Scusa, amore. Non l'ho visto quanto è ripido. Ma sei fuori. Che schifo. Che schifo, scorreggiata, mi stava dando con i talloni sulle palle. Aia, è tutto freddo, mamma mia, è agosto e fa freddo. Grazie. So, abbiamo la dimostrazione che sei slorti e pesi. Non ci faceva scendere. Ecco, questo è quello che abbiamo appena fatto. Io sono venuto qua senza farmi la doccia, ho detto vabbè, tanto me la faccio in piscina. L'unica cosa che non mi sono bagnato che puzzava erano le ascelle, puzzano ancora. Sì, sì, amore. Che schifo. Crazy River, immagino quanto sia crazy. No, amore. È cresissima, raga. No, no. Per me è stato crazy perché mi sono ribaltata e ho bevuto dal naso. Quello era molto crazy. Sì, ma tu anche se cammini bevi dal naso. Cioè, qualsiasi cosa. Ah, che bello. Andiamo a giocare a mosca cieca in autostrada, amore. Quindi prendilo, vai, vai. Quanti gommoni ci sono in acqua? Mamma mia. Andiamo. Ah, adesso mi sento più sicuro nel posto posteriore. Guarda come faceva prima. Saltellate. E mi dava le tallonate. Andre, io ti voglio bene. 5
3, 9, 22, 1. No, Andrea! Yeah! Ah! Tappa il naso! Ah, ma è già finito? No, no. Tappa il naso, ma non siamo in guerra, tappa il naso. Attacchiamoci a lui, così ci porta anche lui. Perché? Ma signora, ci non puoi attaccarti abusivamente alle cose. Sì, per favore, ragazzi. Tu non puoi far così. Ma perché c'è? Scusaci. Perché ti aggrappi le persone tu? Ma cosa stai facendo? Madonna, tu sei un ottimo pilota di gommoni comunque, amore, devo dire. Vai. Sì. Oh mio Dio, c'è le che ebbrezza! Oh mio Dio! È possibile che chiedi ogni qualsiasi tipo di aiuto ogni secondo della tua vita? No. Scendi col chiappa in acqua e vai giù col gommone. Le sue chiappe te le sbrago. Le sbrago. No! Se... no. Ci stanno sgridando! Sì, ci hanno sgridato, sì! Ah! Ecco perché non bisognava stare attaccati. Ma mi hanno fischiato perché ero bello? Sì! Ah, questo qua sarebbe la famosissima secchiata d'acqua? Si chiama Baby Lagoon. Sì, ti fidi di me, vai un attimo lì. Pronto, amore? Suona, suona! Il bambino è caduto. In tutto questo non mi sono comunque lavato le ascelle. Adesso Sasha sicuramente mi vuole portare sugli scivoli quelli che fanno paura. E io non ci voglio andare perché mi cago sotto. Quindi mi inventerò tipo: oh, guardate, mi sono fatta male. E se invece guarda, mi dirò: amore, io vorrei tanto venire sugli scivoli con te, quelli grossi. Infatti verrai. Mi sono fatta male. Bugiarda, te la sei fatto prima, male. Ciao, non mamma. Ma peccato. Sono un transformer. Non sei un transformer, sei uno con dei problemi. Non sei neanche una libellula. Guarda che stai guarda per tirare giù la bambina. Caga come un maiale. Sì, caga proprio qui. E scorreggia come un... Sì. Raga, stiamo andando lassù, dove il cielo è più blu. Lasciami i gommoni, amore, che te li tengo. Sì, sì. Ci sei la parcheggiatrice? Sì. Però è gratis. No. Andle, tu qual è la tua scusa? La rapiscono, cioè guarda, c'è le treccine. È normale che la rapiscono. Ah. Aiuto! Vedi? Un malefatto! Certo, tu vieni almeno, hai un po' di coraggio. No, anche se ho il diabete lo faccio. Mi sa che è passato di nostro. Andiamo. Un malefatto! Questo è il famoso modo per prendere il tetano. Quindi tranquilli. Si fa così. Continua la nostra scalinata, raga. Ogni step c'ha tipo i suoi scalini. Con i propri scivoli. Ma noi andiamo nell'ultimo. Ciao mamma. Ho perso le mutande. Tutto molto bello, ma se avessero inventato l'ascensore per salire era meno... Cioè io sono un po' pigro, che palle. E ora si va sull'altro. Laggiù c'è Sabrina. Adesso proviamo quest'altro che hanno detto che tipo stacchi la schiena perché vai veloce, quindi fai tipo un saltello, vabbè. Ragazzi, metà del canale va a Sabrina se succede qualcosa. Perfetto, addio! Oh mio Dio! È possibile che mi ammazzo sempre! Ho tipo il costume che mi ha fatto tipo perizoma. Ho un evidente problema, cioè io ho le mutande veramente cioè, infilate nel sedere. Non riesco più. Sottino. Aspetti di rompere, culona. Amore, cosa vorresti farci vedere? Non capisco. Cosa vorresti farci vedere? Diciamo che sono attirato da due cose. Il gommone. E non sono le trecce. Ci sono i funghi. Ci sono i pinguini. Cos'è che mi hai appena detto, amore? Non ho capito. Che ti amo. No, e oltre quello? Che sei il mio amore? Sì, e poi? La mia vita? No, no, cos'è che volevi ordinare? Il mio cuore solo per te. Cos'è che volevi prendere? Una pizza. Lo sapevo che volevi andare. Oh, è incredibile, il posto migliore di Sabrina è sempre un autogrillo, posti dove si mangia. Raga, assurdo, Sabrina, andiamo a fare la cipolla, è fighissima. È quella cosa lì. Ma dentro è bello perché cadi a pera, chiedi a Cere come si cade. Ma è un gabinetto. È un gabinetto rosso però. Ah, che bello, interessante. Che adrenalina. Sarà difficilissimo! È gelata, beccati sto sguardo. E si va giù dalla tubatura! È la madonna! Io ne ho visti tre, non so te. Quattro. Ma no, dai, ha già rallentato! No, oddio, no! No!
Cosa ridicere, tocca a te. Raga, è veramente un gabinetto sta cosa. Cioè, sembra veramente andare un gabinetto. Ma non ha neanche un giro. No, c'era neanche un giro. Oh, madonna, è congelata. Oh mio Dio. Ma io perché non giro? Anch'io non giro. Che male. Raga, penso di non essermi mai sentito così male in vita mia. Ho preso tipo una zuccata. Per la prima volta nella mia vita ho fallito sugli scivoli, cadendo di collo testa, tipo così. Mi hai detto cipolle, io non ce lo vedo mai più nelle cipolle. Amore, perché stai indicando il bar? E c'è qualcosa che mi indica verso lì, ma... Comunque raga, fate i meme tipo... Mettete Sabrina e mettetegli la scia come le lumache, che lascia l'olio e lo slort. Ma mi guardi? Sì, girati. Vedi, ma ti è entrato tutto il polso? Vai amore, buttati giù. Vabbè, ci vorrà un po' che lei vada, eh. Questo è il momento. Sì, ciao, addio. Guardi pure. Andiamo! Chissà se la recuperiamo. Oh mio Dio. Ma è velocissima! È un mattone! Aiuto! Ma deve essere tranquillo sta cosa! Sembra una banana! Aiuto! Amore, devo aspettarmi. E adesso per concludere in bellezza ci andiamo a fare sta roba che scendi giù con la specie di canoa ed è quello lì ripidissimo. Quindi riprenderà lei, visto che non si può riprendere, ci schiantiamo. Allora di là in posizione Andre ed eccolo lì il mio campione. Poi raga, vi ricordo che più pesi e più vai veloce. Oh, sta salendo, lo vedo. Dove diavolo sta andando? Affondato. Tocca a Sasha, vai amore. Oh. Oh. Ma dai amore, che schifo. Avevo male al culo dietro, ma deve stare qua il culo, cioè avevo male. Ah, l'hai messa al contrario? Ma me l'ha fatta mettere al contrario, cosa c'entro perché io? Perché ti odia. Ok, dopo aver scoperto che l'hanno dato al contrario, ora i nostri campioni ci riprovano. Forza amore. Oh mio Dio. Ce l'ha fatta. Io gli ho detto, ma sei una merda, me l'hai fatta mettere al contrario. Sì, lo so, sono stronzo. Ok. Gli scivoli oggi alla fine ce li siamo fatti praticamente tutti, almeno i più belli. Ora ci facciamo un ultimo tuffo in piscina perché proprio l'acqua park ci sta sbattendo via. Baywatch. Animali animale, questo video può concludersi qua. Siamo tornati a casa. Come l'anno scorso appunto siamo andati in piscina. Spero vi sia piaciuta questa giornata. Mi piacerebbe farne delle altre in qualche altro parco acquatico, ma ahimè mi sa che l'estate è finita. Quindi vedremo. Grazie come sempre a tutti per la visione, per essere arrivati fino in fondo. Siete veramente i migliori. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video lati. E ci si becca ad un prossimo video. Stai angry?